Ciao a tutti, io sono Lenia, bentornati in questo nuovissimo video. Avevo detto che avrei letto questi libri, ma non è ancora successo. Ovviamente ci sono molti libri che ho intenzione di leggere e che leggerò sicuramente, rientreranno nella TBR 2021, qualcuno in realtà rientra ancora in quella del 2020. Però ci sono altri libri che avevo detto che avrei voluto leggere, ma adesso non sono più sicura di volerli leggere. Allora, in realtà ci sono qualche libro che non ho ancora letto, cioè che avevo detto che volevo leggere per il 2020, ma non so se riesco, anzi, sicuramente non li leggerò per il 2020, ma penso di inserirli nella wishlist, comunque, cioè di lasciarli nella wishlist, di inserirli nella TBR annuale per il 2021. Potrebbe succedere. Come per esempio Miss Bourne. Miss Bourne è un po' che mi frulla in mente, adesso devo leggere, devo leggere, devo leggere, però non è ancora arrivato il momento giusto. Quindi al momento non credo di voler leggere Miss Bourne. Io vado molto a sentimento e adesso non è il momento di leggere Miss Bourne. Lo so che avevo detto che avrei voluto leggere qualcosa di Brandon Sanderson, però anche no al momento. E non l'ho fatto e non lo farò per il 2020. Così come Game of Thrones, anche se Game of Thrones credo di voler finire il terzo e leggere il quarto entro il 2020, poi per il quinto, ciao, nel 2021. E lo so che avevo detto che avrei finito Game of Thrones per il 2020 o comunque nel più breve tempo possibile, ma non l'ho ancora fatto. Così come succede per La Spada della Verità, ho letto i primi due volumi. Non è ancora arrivato il momento di finire questa serie, probabilmente la continuerò nel 2021. Non voglio promettermi prima di tutto di finirla per il 2021 perché è impossibile, cioè non ce la farò mai, sicuro, anche se in realtà sono 9 libri, quindi cioè, teoricamente io in un anno ne leggo 50 in media di libri. E 9 libri in confronto a 50 sono niente, però mettiamoci il quinto di Game of Thrones, mettiamoci la trilogia di Mistborn, mettiamoci quelle, mettiamoci quell'altro, ciaone proprio. Però vorrei comunque continuo, probabilmente non ce la farò mai, cioè non lo so ragazzi, io questi libri La Spada della Verità sono un grande dubbio esistenziale, ma ce la farò o non ce la farò. Io non lo so. Poi se voi pensate che ce la farò? Non lo so, cioè, vedete voi comunque che ci pensate, che avete questa speranza per me. Oppure se lo sperate per voi, ancora meglio, io me lo auguro. Però ci sono alcuni che io avevo intenzione di leggere, però ho perso interesse a leggerli nel corso del tempo. Avevo fatto una TBR forse 1 anno e mezzo fa, dovrebbe essere la TBR di marzo 2019. Credo, non vorrei sbagliare, e però c'è due, anzi, non uno, due libri che fanno parte della stessa duologia. Sto parlando del Sognatore, la duologia del Sognatore. È passato 1 anno e mezzo, anche di più di 1 anno e mezzo, e io non ho ancora letto Il Sognatore e neanche il seguito. La Musa degli Incubi? Dovrebbe essere questo il titolo del secondo libro. Io non ho ancora letto, probabilmente arriveremo a 2 anni da quel video, tra qualche mese, e io non ho ancora letto, probabilmente non lo leggerò neanche dopo 2 anni quel video, così come è successo per Le Cronache dell'Eternità. È circa un annetto forse che voglio leggere, che avevo detto di voler leggere questa trilogia, ma non l'ho ancora fatto, non credo che lo farò per il momento, ho perso un po' interesse, non lo so, cioè proprio il momento sicuramente no, preferisco leggere altro, prima di tutto finire quelli che ho a casa, che sicuramente leggerò, ma Le Cronache dell'Eternità al momento non lo leggerò e boh, chissà in futuro, nessuno sa cosa ci preserva, ma appunto ho perso interesse, così come ho perso interesse per Chi sono di Tim Weaver, potrebbe essere. Non so se lo leggerò mai, io avevo visto la recensione di questo libro su un portale
profilo Instagram di questa ragazza che recensisce solo libri thriller, si chiama Thriller Squad, se volete seguirla, se vi interessano i thriller. E è stata lei a suggerirmi qualche thriller anche, cioè io ho letto dei thriller grazie a lei e volevo leggere anche chi sono, ma ho perso interesse anche verso questo libro. Comunque, non è detta mai l'ultima parola, comunque, io ho deciso di non farmi più promesse, sicuramente avremo a me stessa, perché come si vede, cioè, prima dico una cosa e poi non la faccio, giusto? Quindi mi faccio solo TBR annuali, che al momento ho deciso di tenermi per me e di non pubblicare più TBR, né su Instagram, né su YouTube, né su nessun social, perché le mie TBR sono molto variabili. È vero che comunque alcuni libri nella TBR annuale riesco comunque a leggerli nell'anno, anzi la maggior parte, devo essere sincera, riesco, però dall'altro lato le TBR mi soffocano un po', no? Perché devo leggere per forza quei libri, poi se non riesco mi sento male, cioè raga, io non lo so perché mi succede questo, non so se succede anche a voi. Così anche per le serie TV mi faccio, diciamo, un'idea di quello che voglio leggere, di quello che voglio vedere, anche film, serie TV, insomma, e poi a sentimento leggo e guardo una serie TV o un film, quindi vado molto molto a sentimento. Questo tutto discorso però non vuol dire che io non leggerò mai questi libri che ho citato. Perché può darsi pure che tra un anno, tra 2 anni, non lo so, anche domani, mi venga il desiderio di volerli rileggere, possono rientrare nel mio campo di interesse, però escludo adesso, diciamo, i prossimi mesi che possa succedere, perché sto cambiando un po' gli interessi, che si allontanano un po' da questi libri che ho citato. Però appunto non vuol dire che io non li leggerò mai, può darsi che arriverà un momento in cui mi sento di leggere questi libri. Quindi per questo non farò più TBR mensili, ti farò solo annuali, che non so se pubblicherò mai, non lo so, boh, comunque vediamo il futuro cosa ci preserva, no? Ma proprio per il discorso di non fare più TBR, non pubblicare sul canale, si collega, diciamo, al non volermi sentire oppressa e rinchiusa in questa TBR, perché vado molto a sentimento, anche quando vado in libreria vado molto a sentimento, nonostante io cerchi di orientarmi verso i libri che vorrei leggere, diciamo, entro l'anno, però vado, ecco, vado a sentimento in qualsiasi caso. Comunque, ok, finito questo discorso, io spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se fate TBR di che tipo, annuali, mensili, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, se andate a sentimento oppure vi costringete, tra virgolette, a finire qualcosa di leggere o di guardare, oppure no. E niente, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!